I locali che ospitano il personale del 118 sono angusti. Ci vogliono nuovi locali, perché? Ci vogliono nuovi locali perché? Perché vado a constatare, io ho un coordinatore dell'UDC di una semplice città, Lendini, va a vedere là il personale che occupa ed è proposto alla prima emergenza, diciamo come pronto soccorso ambulante. Vado a vedere che i locali non sono, se voi vedete sul filmato, ci sono locali che non sono adiacenti al personale. Io questo qua dico e faccio una, io come coordinatore non mi sento di dire una cosa politica, però sarò interlocutore con il mio deputato a dire che questo, con tutto ciò che abbiamo, l'ospedale nuovo, l'ospedale vecchio, non si danno ambiente giusto per questi operatori che lavorano per tutti noi sulla sanità. E faccio un appello al sindaco, faccio l'appello al presidente, al direttore dell'ospedale di Lentini, che non so, e al commissario dell'Aspevotto. Dico, dategli, alzatevi dalle sedie e andate a constatare come operano questo tipo di personale qua. Il 118 tra l'altro è un servizio di pubblica utilità di grande importanza. Certo, è la prima cosa, prima del pronto soccorso, perché tutti quanti sappiamo che quando ci sentiamo male a casa o c'è un incidente o c'è quelle là sono gente proposta ad andare i primi di tutti a soccorrere le persone, perciò tocca avere ambienti giusti e non manca a loro, con l'ospedale nuovo, con tutto quello che c'è, mancano addirittura l'ambiente dove stare, è una cosa che è insopportabile. Perciò faccio un appello al sindaco e a tutti quanti di andare a verificare e poi vedere com'è la situazione. Certo. Tra l'altro si trovano nel vecchio ospedale attualmente? E certo, sì, sul vecchio ospedale. Io vado a vedere su una stanza dove c'è un immenso ospedale vecchio, che ci sono pure, dove addirittura io dico un'altra cosa, dove c'era il primo pronto soccorso nell'ospedale vecchio, là c'è un ambiente dove c'era l'ortopedia, che si possono dare a questo operatore le stanze adeguate per loro. Non può essere che stanno ubicatamente su una stanza dove addirittura di fornirlo sul bagno è una cosa indecente. Io questo dico e lo dirò e sarò proposto a dirlo anche al mio interlocutore che è Pippo Sorbello di intervenire su questa vicenda.